Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui. Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto alla Scuola Normale a Eugenio Scalfari. L'ultimo riconoscimento che gli è stato dato, il premio Saint-Vincent per il giornalista che, distinguendosi con la propria attività, abbia più contribuito al prestigio della categoria, diceva la verità. Eugenio Scalfari, come tutti sappiamo, è una figura chiave del giornalismo italiano, non solo per il livello molto alto del suo impegno politico e civile e del suo giornalismo specificamente, ma anche perché ha in alcuni momenti molto particolari della nostra storia recente avuto delle scelte straordinariamente significative con la fondazione, per esempio, dell'Espresso e della Repubblica, per dire soltanto le cose più straordinarie che Scalfari ha fatto e di cui gli dobbiamo essere grati. Non posso in questa brevissima presentazione non ricordare però la sua collaborazione al mondo di tanti anni fa, al mondo di Pannunzio, all'Europeo di Arrigo Benedetti, cioè settimanali che segnavano l'opinione pubblica di allora in un modo molto diverso da come accade oggi e con un giornalismo di una straordinaria incisività anche culturale. La fondazione dell'Espresso è del 1955, Eugenio Scalfari lo ha diretto dal 63 al 68. Nel 76 nasce per opera di Scalfari la Repubblica che Scalfari ha diretto per 20 anni e su cui per nostra fortuna scrive ancora. Proprio credo che sia di questi giorni il sorpasso della Repubblica rispetto a tutti gli altri quotidiani, il fatto che è il giornale più venduto anche rispetto a testate assai più antiche. Scalfari ha anche, come tutti sappiamo, un'attività politica molto attiva e diretta nel vecchio Partito Radicale di una volta, ma anche poi nel Parlamento, in cui è stato deputato dal 68 al 72 nelle liste del Partito Socialista. Oltre a questa intensa attività giornalistica, ricordo anche un'attività letteraria, ricordo in questo senso soltanto il romanzo La ruga sulla fronte 2001, di cui esce in questi giorni la traduzione francese. Credo che questo altro fronte della sua attività lo autorizzi in modo particolare a parlare del tema di cui ci parlerà, la scrittura del giornalista e quella dello scrittore, due modi diversi di comunicazione. Lo ringraziamo molto di essere qui con noi. È la seconda volta che vengo qui alla Normale, ma sono passati credo 15 anni, quindi è una novità per me. E ringrazio, professor Setti, se voi che siete venuti a discutere, perché spero che ci sia poi un po' di confronto con il pubblico. E ho scelto questo tema che può sembrare un po' astratto sul linguaggio del giornalista e quello dello scrittore, ma perché mi consente di fare una carrellata anche sia sull'una che sull'altra attività di questi dell'ultimo pezzo del secolo che ci sta alle spalle. E quindi offre poi la possibilità al dibattito anche di, non dico di andare troppo oltre, ma un po' oltre, secondo quello che loro vorranno. Ora, il linguaggio del giornalista. È inutile che io dica che il linguaggio, perché lo sapete tutti benissimo, non è altro che il pensiero senza linguaggio non credo che possa esistere. E certamente il linguaggio senza pensiero si riduce all'appagamento, alla richiesta, alla ricerca della soddisfazione di bisogni primari. E quindi equivale a quel tanto di linguaggio che
le varie specie animali hanno. Quando io cominciai la mia attività giornalistica, ed era la fine del 49, quindi ahimè molti anni fa, ahimè per me, l'unica sede che valesse la pena, perlomeno per chi aveva una matrice culturale liberale, come era il mio caso, era un settimanale che si chiamava Il Mondo, al quale è accaduta in sorte quella di somigliare alla spedizione dei Mille di Garibaldi, che quando partirono erano 1000, più o meno 970, mi pare, e che 10 anni dopo erano diventati 100.000, perché ognuno si era imbarcato su quel vascello. Così è accaduto poi per Il Mondo, perché Il Mondo aveva una redazione, se non ricordo male, di 3 persone. Viveva naturalmente sui contributi dei collaboratori, che però non erano, saranno stati una 30. E non vendette mai più di 15-16 mila copie. Dopodiché, una volta scomparsa quella pubblicazione, che poi rivisse in circostanze molto diverse, è scomparso il suo fondatore e direttore Mario Pannunzio e purtroppo gran parte dei suoi collaboratori. Io non faccio che trovare persone che rivendicano di avere lavorato, collaborato ed essere gli interpreti del pensiero del Mondo e di Pannunzio. Che cos'era Il Mondo? Mi fermo per poco, ma Il Mondo nella storia, diciamo, credo io, del giornalismo italiano, è una specie di seme, di germoglio, da cui poi nascono successivamente molte ulteriori manifestazioni. Il Mondo era un gruppo di intellettuali prestati al giornalismo. Questa è la caratteristica di partenza di questo gruppo. O, in misura più ridotta, di giornalisti che in nuce erano anche degli scrittori. Infatti, tutta quella filière che poi dette vita all'Espresso e poi anche alla Repubblica, è sempre stata considerata estranea e in qualche modo osteggiata o isolata dalla corporazione dei giornalisti. I giornalisti non si sono mai riconosciuti in questo gruppo e in queste testate. E adesso, gentilmente, lei ha ricordato che proprio in questi giorni mi è stato dato il premio Saint Vincent. In realtà io avevo già vinto un Saint Vincent una 20 d'anni fa, ma questo è alla carriera. Allora, alla carriera ha un'aria, devo dire, vagamente funesta, ma comunque è certamente una cosa che mi onora. Il premio poi viene dato dal Presidente della Repubblica, quindi... ma voglio dire, e scusate se indugio un momento su degli aspetti che possono sembrare molto personali e molto aneddotici. Indro Montanelli è stato un grandissimo giornalista, questo è ovvio, in cui la corporazione si è totalmente riconosciuta. In gente come me la corporazione non solo non si riconosce, ma
guarda con molto sospetto, perché noi non siamo venuti dalla gavetta del giornalismo, noi siamo entrati in un modo che si dovrebbe definire laterale, cioè siamo entrati nel giornalismo vero e proprio militante quando avevamo già alle spalle un'esperienza professionale che non era quella, come invece diceva Indro, l'articolo si fa sul bancone di tipografia. Ecco, tutto questo a noi era completamente estraneo. E quindi, come sa, ecco, la vedo solo adesso, Sandra, non cambi mai, sei sempre... Complimenti. Allora, dicevo, non abbiamo avuto, non siamo stati baciati dal bancone della tipografia, anche se poi ci siamo andati, io ci sono andato per tante nottate, ma ci sono andato da direttore, non da redattore che impagina. E quando cominciammo a fare Repubblica, forse Sandra se lo ricorda, io non sapevo in che modo si trovano le notizie, perché era una cosa che mi sfuggiva completamente. Allora dico, il germe di tutto questo nasce da un gruppo di intellettuali che decide di fare un giornale, ed è un giornale di opinioni naturalmente, un giornale di intervento, un giornale in qualche modo di appartenenza, perché quei 15.000 acquirenti, che poi saranno stati 30-40.000 lettori, si sentivano parte del progetto. Adesso ho qui incontrato un signore che ora non vedo, ma che mi ricorda quando nel 1955 io venni a Pisa per fondare una sezione del Partito Radicale. Quel Partito Radicale era in realtà la proiezione del mondo, così come i convegni degli Amici del Mondo furono il tentativo con cui questo gruppo, con una serie di collaborazioni specialistiche volta per volta, elaborò un progetto che fu alla base poi di tutta l'esperienza del centrosinistra, del riformismo degli anni 60-70. Da questo nacque l'Espresso. L'Espresso doveva essere, e entro certi limiti fu, la volgarizzazione dell'esperienza del mondo, cioè portando, approfondendo le caratteristiche giornalistiche del mondo, quindi diminuendo, se volete, il tasso di intellettualità che c'era nel mondo e introducendo dosi invece di giornalismo informativo, ma alla base restava il fatto che era anche lì un gruppo di giornalisti e di intellettuali e di scrittori che si applicavano al giornalismo. E anche l'Espresso fu un giornale, un settimanale, che privilegiava il dibattito delle idee. Quindi spesso mi capita di incontrare persone di varie età, perfino della mia, che mi dicono: noi siamo cresciuti sull'Espresso, o altri più numerosi ancora mi dicono: noi siamo cresciuti su Repubblica. Quindi sono stati giornali che nel bene e nel male, poi dirò anche qualche cosa sul male, perché non faccio una geografia di quello, delle cose a cui ho partecipato, che hanno in qualche modo accompagnato la crescita civile di una parte sempre più numerosa, per la verità, di questo paese. Il linguaggio di questi giornali settimanali fu un linguaggio in qualche modo assertivo, in qualche modo apodittico. Cioè, dovete pensare,
qualcuno lo ricorderà, altri più giovani forse non lo sanno, che cosa era il giornalismo quotidiano a quell'epoca. Parlo degli anni 50-60. Il giornalismo quotidiano era un giornalismo mummificato e ingessato. Parlava sempre con linguaggio molto allusivo, del tipo sembrerebbe che ambienti vicini al Ministero degli Esteri riterrebbero che un grande uso di condizionali, di se e di ma, come va di moda a dire adesso, e il tutto per in qualche modo mettere la bambagia sulle notizie. Questo era il giornalismo quotidiano di quell'epoca. Il giornalismo settimanale, e parlo dell'Europeo, parlo anche del Tempo Illustrato, parlo di oggi, di allora, e parlo anche poi dell'Espresso, che venne fuori da questi, fu un giornalismo di rottura, perché disse... cominciò a rivelare pubblicamente le fonti, cioè il tale ha detto che era la sera del 28 di febbraio e accade che quello entra nell'ufficio del tale e poi ne esce, poi gli chiediamo, quindi era un giornalismo molto scandito e molto di rottura. E lì nacque anche il gusto del retroscena. Cioè noi vi diciamo che questa è l'apparenza dei fatti, dietro a questa apparenza esiste quest'altra realtà. Naturalmente questo esercitò una serie di simpatie, di attrazione del pubblico ed anche delle reazioni profonde di rigetto. Tutto questo si vedeva ancora di più nella titolazione del giornale. Adesso sto parlando dell'Espresso in particolare, perché la titolazione era una titolazione icastica, era una titolazione di immagini, mentre eravamo abituati dalla stampa quotidiana dell'epoca a titolazioni che noi poi chiamavamo sedute, cioè il Presidente del Consiglio ha incontrato ieri il Ministro degli Esteri francese a Palazzo Chigi. Ecco, noi facevamo dei titoli completamente diversi. Questo creò proprio un solco tra la nostra esperienza e quella di tutta la corporazione, che era su altre basi. Quando nacque Repubblica, l'idea fu di portare questa esperienza, questo linguaggio e anche questo tipo di rapporto tra il giornale e i lettori, che era abbastanza ignoto. E quindi in qualche modo di settimanalizzare il quotidiano. E fu un'esperienza, devo dire, molto esaltante. Io ricordo ancora che nell'autunno, tra l'ottobre e il novembre del 75, poi la Repubblica fu fondata nel gennaio del 76, io feci una specie di giro in varie città italiane per presentare il giornale. Spiegavo quello che avremmo voluto fare e che poi facemmo. E poi c'era un piccolo dibattito col pubblico e mi si chiedeva: ma il vostro obiettivo qual è? Dove volete arrivare? Qual è la dimensione diffusionale che vi proponete e qual è la linea politica che volete? Allora, sulla linea politica
A me era facile rispondere perché corrispondeva a quello che pensavo, che la linea politica era certamente importante, ma la vera operazione che stava dietro a questo giornale era un'operazione di linguaggio e di formula. La linea politica nostra era nota, noi eravamo un giornale del centro-sinistra, venivamo appunto dall'Espresso, eravamo una costola dell'Espresso e quindi quella era la linea. Ma per noi l'importante non era quello, per noi l'importante era creare una nuova formula e un nuovo linguaggio. E a questo proposito devo dire che quando facemmo le prime prove grafiche del giornale, il giornale uscì con il formato che ha tuttora, quindi era un formato più ridotto rispetto a quello dei giornali quotidiani, avevamo 6 colonne mentre gli altri ne hanno 9, e nello scegliere lì si trattava di fare delle scelte di carattere apparentemente tecnico, cioè qual è la famiglia dei caratteri che userete, che useremo. E lì le due grandi famiglie dei caratteri tipografici sono i caratteri che hanno le grazie e i caratteri che non hanno le grazie. Le grazie sono i bodoniani, la famiglia dei bodoniani, e viceversa quello senza grazie è la famiglia dei bastoni. La famiglia dei bastoni, siccome è più corposa, più nera, consente di ridurre il corpo e quindi si usa normalmente per un titolo di prima pagina a tutte colonne, tanto per fare un esempio semplice, si hanno coi bastoni a disposizione tranquillamente 30-35 battute per riga, quindi il titolo di una riga può ospitare 30-35 battute perché si va su corpi che al massimo sono 60. Fidatevi di queste proporzioni, anche se forse chi non è esperto non le afferra, un corpo più piccolo che però è ugualmente forte perché il carattere è più compatto. Viceversa, se si usano dei caratteri della famiglia bodoniana, bisogna aumentare il corpo per avere lo stesso effetto di efficacia visiva, e allora le battute sono al massimo 18 su tutta la pagina. Io mi trovai a dover scegliere tra prendere una decisione di quasi tutta la stampa quotidiana all'epoca, anzi tutta ancora oggi del resto, usa i bastoni, non usa i bodoniani. Io scelsi i bodoniani. E sembra una cosa che non ha grande importanza, forse vi starete domandando perché mi dilungo su questo aspetto della questione, perché i bodoniani, ospitando soltanto 18 battute, 18 lettere, ti obbligano a fare il titolo in un certo modo. Naturalmente ci sono delle disperazioni a volte. Per esempio quando il titolo si occupava di Berlinguer, la parola Berlinguer occupava 10 battute sulle 18 disponibili. E andava meglio con Craxi, che ne occupava solo 5. Allora, però questo costringeva chi faceva il titolista, che poi per la prima pagina naturalmente era anche il direttore, ma comunque il titolista era obbligato, non aveva scelto, doveva per forza inventarsi un titolo di effetto e quindi così faceva e così facemmo. Naturalmente il titolo d'effetto punta su certi aspetti, dà un'immagine e spesso forza
quello che c'è nel testo. E qui cominciano i difetti di questo meccanismo. I pregi sono quelli di andare dritti, cioè di non perdersi nelle sfumature e di andare al nocciolo del problema. Il pericolo, se non c'è molta responsabilità, è di forzare oltre misura il testo e quindi di dare un aspetto deformante della realtà. Segnalo queste cose perché noi stessi e soprattutto quelli che ci vennero appresso dopo accentuammo e accentuarono gli aspetti difettosi di questo giornalismo, anche perché la realtà che dovevamo riferire naturalmente ci dava buone occasioni per forzare e quindi noi forzavamo, ma talvolta forzavamo troppo. Comunque questo fu il meccanismo, adesso l'ho detto molto in soldoni, ma a questo corrispondeva anche quello ho già detto che cominciò fin dall'Espresso, un certo linguaggio che anche quello andava molto dritto e non si perdeva in preamboli e in fronzoli. Quindi un linguaggio diretto, poca aggettivazione, fatti concreti e ricerca del retroscena, e anche lì ci fu poi una forzatura che fu quella della dietrologia, che fu una forzatura sbagliata. C'è il retroscena vero che bisogna portare a conoscenza della gente e c'è la dietrologia per cui uno non crede più a quello che ha sotto gli occhi perché deve sempre trovare che cosa c'è dietro. A volte c'è dietro, a volte non c'è. Ma qui poi le cose si intorbidarono perché si intorbidò poi, diciamolo, la società italiana. In questo aspetto della questione anche noi avemmo qualche responsabilità e io credo giusto riconoscerla. Comunque, non voglio allungarla troppo, ma questa è una certa storia. Devo dire, lei ha gentilmente ricordato che quest'anno abbiamo risuperato il Corriere, ma in realtà noi il Corriere lo superammo nel 87 e fummo in testa al Corriere di molte, molte migliaia di copie fino al 93. E lo superammo, ecco, dicevo che quando andavo in giro due mesi prima di cominciare le pubblicazioni mi chiedevano qual è il punto di riferimento, qual è l'obiettivo, io rispondevo l'obiettivo è di superare il Corriere della Sera e venivo preso per matto perché in realtà impiegammo parecchi anni per raggiungere l'obiettivo. Noi cominciamo nel 76, l'obiettivo fu raggiunto 10-11 anni dopo. È vero che il Corriere era in una crisi molto profonda, perché erano i tempi in cui la direzione del Corriere e la proprietà del Corriere erano infestati, inquinati dall'appartenenza alla P2 e questo esercitò una forte influenza, un forte declino anche del prestigio e delle vendite del giornale. La cosa però da tenere presente è che quelle vendite, quelle copie perdute potevano andare ad altri giornali, a cominciare dalla Stampa che era un altro grande giornale del nord e che non aveva quell'inquinamento, viceversa vennero a Repubblica perché noi avevamo fatto un giornale nazionale, mentre gli altri, Corriere compreso, sono nazionali quelli che lo sono solo per un pezzo. Il Corriere vende metà delle proprie copie in Lombardia e l'altra metà nel resto d'Italia. La Stampa vende
il 90% delle copie in Piemonte e Liguria occidentale e solo il 10% nelle altre regioni. Noi non abbiamo una zona di preminenza territoriale. Noi siamo in tutte le città e il territorio del paese un secondo giornale e siamo tra i primi, siamo stati appunto i primi per 5-6 anni, adesso siamo di nuovo i primi in tutto il paese e se non i primi, i secondi a qualche incollatura. Perché è una diffusione del tutto diversa. Cosa significa questo? Se volete uno schema, senza bisogno di disegnarlo, è immediatamente percepibile, disegnate una L. Questa L dunque ha una fascia orizzontale e una fascia verticale. Il Corriere della Sera, che è l'altro grande giornale nazionale, ha nella fascia orizzontale, diciamo, la classe dirigente, una parte della classe dirigente del paese. Nella fascia verticale ha gli abitanti della zona primaria di diffusione, e cioè i Lombardi. Questa fascia verticale è fatta nella parte superiore ancora dalla classe dirigente lombarda, nelle fasce inferiori verticalizzate da ceto medio e ceto popolare, è un giornale locale per loro. Questa è la L di una struttura come il Corriere della Sera. Anche Repubblica è fatta da una L ed ha una fascia orizzontale nella quale c'è l'altra parte della classe dirigente del paese, quella diciamo più innovativa, più progressista, più diciamo di centrosinistra se volete. Nella fascia verticale Repubblica fin dall'inizio ha avuto la sinistra italiana, quindi non è territoriale, è di appartenenza. Questo ha determinato, quando è finito il sistema proporzionale, quando è arrivato il berlusconismo, quando è arrivata una spaccatura forte, un fossato profondo, ha determinato una serie di conseguenze. Il Corriere, non avendo un DNA di appartenenza precisa e avendo una grossa parte di servizio locale, si è collocato in un certo senso in una specie di corsa fatta su un campo di slalom, cioè cavalca. Non dico nulla che sia peggiorativo, faccio una constatazione obiettiva, cavalca contemporaneamente l'uno e l'altro versante di questa frontiera. Dà ragione un giorno agli uni, su certe cose agli uni, su certe cose agli altri, e insomma vive in questa posizione centrale. Di solito a orecchio esercitato professionalmente si vede che dà più ragione agli uni piuttosto che agli altri, non sto a dire chi sono gli uni e chi sono gli altri, però il tutto è confezionato con molta professionalità, quindi molto spesso sfugge questo aspetto della questione. Noi abbiamo nel nostro DNA proprio redazionale un segno, perché abbiamo sempre pensato che noi dovessimo essere in qualche modo il punto di riferimento della parte innovativa del paese. Innovativa sul mercato, innovativa in politica, innovativa in cultura.
E quindi quando si è trattato di scegliere la posizione, la nostra era già segnata, non poteva essere diversa. Non vorrei essere minimamente irriguardoso verso una persona verso la quale ho affetto e rispetto, che è il nostro Presidente della Repubblica. Il nostro Presidente della Repubblica, e chi lo conosce bene lo sa, è un uomo di sinistra, il quale, avendo una funzione istituzionale, sente come dovere e come utilità democratica quella di custodire le regole. E quelli che più gli tirano, e spesso molto a sproposito, la giacchetta, sono quelle persone che militano a sinistra e che pretendono da lui cose che lui non può fare e non deve fare, del che il Presidente è perfettamente consapevole. Allora, perché adesso nomino questo con rapporto ad un giornale? Essendo noi un giornale con caratteristiche precise e non avendo però, né volendo avere, riferimento altro che al pubblico, non ai partiti, ai gruppi, ai gruppetti, noi ci troviamo nella condizione di dare voce a tutte le varie, i vari settori della sinistra ed esprimere poi quello che è la linea di un giornale indipendente. Quindi l'ambizione fu sempre, fin dall'inizio, e oggi più che mai, quello di essere un punto di riferimento di un'opinione che è un'opinione strutturata, non un'opinione occasionale, che sente un'appartenenza, di cui un giornale può essere un simbolo, un punto di riferimento, ma che a sua volta condiziona la linea del giornale. Io vedo che quando Repubblica minimamente sgarra da una parte o dall'altra, piovono, adesso poi con le email non c'è requie, ma piovono valanghe di messaggi che dicono: attenti, se incliniamo di più verso un confine o un altro, alla nostra destra, diciamo così, per essere veloci, o alla nostra sinistra, varchiamo dei confini di limite, noi veniamo bombardati dai messaggi. Naturalmente facciamo poi conto dei messaggi per quel tanto che riteniamo utile e doveroso, non è che poi seguiamo i messaggi così come arrivano, ma è certo che i messaggi, cioè la presenza di un pubblico vivo, attento, appartenente, che ti considera la propria voce e non qualcuno che ti indottrina, crea un rapporto di scambio tra una redazione e un pubblico che è qualcosa di diverso da altri giornali, di molto diverso. Tant'è che si disse che Repubblica era un partito, cosa che dà noia sentirsi dire che sei un partito, ma certamente siamo una cosa diversa da un semplice giornale. E se per partito si intende un rapporto diretto col proprio pubblico, e uno scambio per cui tu guidi in certi momenti e sei guidato contemporaneamente, con un rapporto che interagisce giorno per giorno, e beh, allora forse, se questo si intende per partito, sì, forse Repubblica è un partito, in questo senso del termine. Un partito, come sapete, come vedete, potrebbe essere diversamente, del resto è un partito molto
libero, che non ha procedure, non ha... C'è una procedura che fu inaugurata fin dall'inizio e continua tuttora, che è quella per cui le nostre riunioni del mattino, che si fanno in tutti i giornali del mondo per vedere qual è quali sono gli errori o le cose ben fatte del numero appena uscito e poi preparare il lavoro del numero che viene dopo. Normalmente queste riunioni, io ho partecipato a riunioni di altri giornali, soprattutto esteri, con i quali abbiamo rapporto, normalmente durano 20 minuti, al massimo mezz'ora, da noi cominciano alle 10:30 e finiscono all'1. E si è scritto e si è detto che era una messa cantata. E che cosa mai potevamo dirci in 2 ore e mezzo ogni mattina? E perché? Come passavamo il tempo? Ecco. Forse Sandra Bonsanti ve lo potrebbe raccontare meglio di me, ma noi passavamo il tempo a capire sui fatti di quella giornata come avrebbe reagito il nostro pubblico e vedere fino a che punto la nostra reazione era simile a quella che potevamo presumere che fosse del nostro pubblico. E poi scegliere la via che unificava l'intero corpo redazionale, o perlomeno l'intero gruppo dirigente della redazione, il quale era stato scelto a misura di come noi immaginavamo che fosse il nostro pubblico, per cui non erano dei clonati, non sono mai stati dei clonati. Ognuno di essi rappresentava un settore di questa opinione strutturata che tuttavia aveva una quantità di sfumature che andavano dal grigio al nero, o se volete dal rosa al rosso e cose di questo genere. E io non mi alzavo dal mio posto in questo ufficio di riunione, se non quando, dopo appunto 2 ore o 3, l'intero gruppo era d'accordo sulla linea. Fino a che c'era qualcuno che diceva no, non va bene, io continuavo. Il dibattito proseguiva. Poi c'erano certi momenti in cui incombe solo a chi dirige di dire vabbè, ho ascoltato, la linea è questa. Ma accadde molto di rado tutto questo. Quindi in realtà a volte si dice, si racconta che io ero il monarca di questa redazione. Si può dire qualunque, si può usare qualunque tipo di parola. In realtà era un collettivo che lavorava. Un collettivo che lavora. E l'ultima grande gioia che io ho avuto è stata quella quando ho deciso di andar via, ormai sono passati 7 anni, di poter essere io a scegliere il successore. Io mi rendevo conto che per mille ragioni, se avessi tardato ancora 1 o 2 anni, questa possibilità non l'avrei avuta, perché scegliere il direttore di un giornale spetta al proprietario o ai proprietari del giornale, spetta all'editore. In quel momento io avevo ancora questa possibilità per ragioni, essendo lì da 20 anni, avendolo fondato con gli altri che insieme a me contribuirono alla nascita del giornale. L'editore mi disse infatti, dici chi deve essere, e io dissi e mai scelta per me fu più felice, perché ho potuto vedere in età ancora vigile che la barca che avevamo costruito navigava benissimo. Il maggior affronto che io ogni tanto a cui reagivo era chi mi diceva beh, questo giornale sei tu, quando tu te ne vai è finito. Questo faceva torto alla mia
ambizione, che era molto maggiore di fare un giornale personale, era di fondare uno strumento permanente, permanente nei limiti del possibile, della vita culturale e giornalistica italiana. Io avevo detto che mi bastavano tre quarti d'ora, ma li ho già superati. Adesso devo parlare, ma sarò molto più rapido, del linguaggio dello scrittore, perché qui abbiamo parlato del linguaggio dei giornalisti. Ho anche avvertito prima che questi giornalisti, ai quali appartengo e di cui ormai sono il decano, per ragioni anagrafiche che non posso cambiare, sono dei giornalisti un po' diversi dal normale, ma questo è uno dei guai se il giornalista poi ha anche la voglia, il talento, la tentazione di provarsi come scrittore. Perché? Spiego brevemente perché. Lo scrittore in quanto tale è qualcuno che fa lo scrittore, ripeto, per vocazione, per talento, fin da quando ha età di ragione, fino a quando comincia appunto nella mente a nascere la fantasia e l'immaginazione e le associazioni di idee e il gusto della forma e insomma i requisiti dello scrittore. Può anche fare un altro mestiere. Può anche fare un altro mestiere. Gadda faceva l'impiegato del catasto e così tantissimi altri. E poi fa lo scrittore. Il giornalista ha un handicap, perché il suo mestiere è di trafficare con le parole. E il mestiere dello scrittore è trafficare con le parole. Quindi il giornalista ha, come dire, un handicap di partenza, perché i due linguaggi sono completamente diversi e debbono essere completamente diversi. L'arte dello scrivere, specialmente se si tratta di scrivere narrativa e non saggistica, o poesia, è l'arte, come sappiamo tutti, del cosiddetto non finito, mentre il linguaggio del giornalista è appunto, come ricordavo prima, assertivo. Il giornalista scrive un articolo e lo monta, questo articolo ha un inizio, di solito ha un flashback, torna sull'argomento e ha una conclusione. Il grande romanzo di solito lascia aperta l'interpretazione dei personaggi, esercita la fantasia per capire certe psicologie in certe situazioni o per fare un viaggio dentro se stesso. Non sempre ha una conclusione. Quasi sempre, se l'opera riesce, ha due, tre possibili conclusioni che lascia al lettore di interpretare e di vivere. E poi l'intero uso della parola, della frase, del montaggio è completamente diverso da quello del giornalista. Per di più, una persona molto nota o nota, sufficientemente nota come giornalista, sia televisivo sia della carta stampata,
di solito ha un riscuote anche un favore di mercato, di pubblico, quando scrive un libro che sia in qualche misura la continuazione della sua professione. Gran parte dei giornalisti di qualità scrivono libri. Questi libri di solito proseguono in forma di libro i temi e l'attività che i medesimi hanno svolto e svolgono come giornalisti. Citerò il caso più eclatante, anche se non più edificante, che è quello di Bruno Vespa. Bruno Vespa, naturalmente, ogni libro che esce, noi vediamo che vende 100, 150, 200, nelle classifiche sale, eccetera. Ma è perché Bruno Vespa scrive su cose che conosce e che dibatte o fa dibattere egregiamente a suo modo. E quindi la gente va per comprare proprio quello. Ma certamente se Bruno Vespa scrivesse Le rêverie d'un promeneur solitaire, e io temo che non, indipendente, poi magari scriverebbe benissimo, batterebbe Rousseau a falcate, ma certo la gente non cerca da Bruno Vespa in libreria quella cosa lì. Quindi questo è un handicap preciso per lo scrittore che venga dal giornalismo. Quindi ne ha due di handicap. Uno è quello di trovare il suo linguaggio di scrittore che non è quello del giornalista. Si deve scrostare le croste della lingua giornalistica e trovare qual è il suo proprio linguaggio di scrittore. Due, non è vero, se anche ha un nome popolare, che quel nome lo accompagna in libreria, o è vero molto parzialmente, perché in libreria la gente entra e cerca o il giornalista che prosegue nel libro il suo tema, o lo scrittore che nasce come scrittore e che gli sta nella testa e nell'orecchio come scrittore. Mentre quando incontra il nome di un giornalista che non fa un libro giornalistico, ma fa un libro da scrittore, buono o cattivo, poi questo è un altro discorso, ma lo cerca con più difficoltà. Con più difficoltà. A me per fortuna è accaduto che questi libri che ho scritto, qualcuno di saggi, qualcuno di narrativa, sono andati abbastanza bene. Certo non rivaleggio con Vespa, ecco. Però vi racconto che parecchi anni fa mi telefonò, lo dico perché è divertente e rende l'idea, mi telefonò l'agente letterario di Biagi, che tra l'altro era anche un mio amico, non solo Biagi, anche l'agente letterario che era Linder, poi adesso è morto, non c'è più, e mi disse: mi è venuta un'idea che Biagi ti scriva delle lettere su fatti di attualità e tu rispondi a queste lettere su quel fatto e proponi a lui un altro fatto e lui ti risponde, poi tu gli rispondi e fate una dozzina di lettere, 24 in tutto, di 5-6 cartelle ciascuna, e noi diamo un libro nel quale uniamo un pubblico più elitario, che può essere più tuo che suo, e un pubblico più medio, che può essere più suo che tuo.
dopo. Quindi facciamo le due metà della mela, le mettiamo insieme, facciamo un libro di sicuro successo. Che te ne pare? E dissi, beh, perché no? Facciamolo. Dice, allora dico a Enzo, che io, perché io con lui non ho parlato, volevo prima sapere se tu eri disponibile, adesso lo informo, poi lui ti telefonerà, benissimo, benissimo, metto giù il telefono squilla, appena lo metto giù, Biagi. Dice, so che mi ha informato, dice, allora facciamo questo libro. Sì, dico, ci vorrà, sai, perché poi tu hai tanto da fare, io pure parecchio. Quindi ci metteremo, lo facciamo nei ritagli di tempo, perché poi è macchinoso, perché tu mi scrivi una lettera, io poi ti devo rispondere, poi tu la devi leggere. No, dice, guarda, tu quanto prevedi? Ma dico, ci vorranno 2 o 3 mesi per prepararlo. No, dice, in 15 giorni lo facciamo. Dico, ma beh, non è realistico. Dice, guarda, io di queste 12 lettere che ti devo scrivere, 8 le ho già scritte, adesso te le mando. Dico, come 8 le hai già scritte? Dico, non sai le mie risposte. No, dice, ma non è che facciamo a botte risposta. Io ti scrivo su un argomento. Tu mi accusi ricevuta e introduci il tuo argomento. Io non rispondo al tuo argomento. Dico il mio argomento. Dico, vabbè, ma allora è una cosa diversa. Sì, dice, ma parliamo comunque sempre di cose attuali. Allora, mi arrivano queste 8 lettere. Io, siccome sono diligente, tra le poche virtù che ho, cioè, mi leggo tutte le 8 lettere e cerco di fare le mie in modo che in parte rispondo alle sue, poi introduco, ma dall'altra parte non arrivava perché la risposta c'era già. Quindi, avendo io però letto le risposte, cercavo di andare incontro a quelle risposte. Insomma, comunque in 15 giorni, fatta così, lo facemmo. Bene, questo libro vendette nella sua totale gratuità, totale, vendette 150.000 copie. Io non ho mai raggiunto cifre di questo genere. 150.000 copie, una felicità dell'editore. Biagi lo accolse con assoluta trascuratezza, perché lui è abituato, lui ne fa 3 all'anno, quindi va bene. Era per dire che il linguaggio è un problema molto grosso. E vorrei terminare allora. Lei ha citato questo libro che io ho scritto per ultimo e che parte da alcuni dati biografici di Gianni Agnelli per poi farne un personaggio di fiction. Le ultime pagine del libro sono di una donna che è la coprotagonista del racconto e che insegna, che è passata attraverso tante vicende, adesso non sto a dire, ma insegna letteratura all'università. E come lezione di quel giorno, su cui il libro poi si chiude, deve commentare ai suoi alunni e spiegare la prolusione che il Foscolo tenne all'Università di Padova, mi pare nel 1817 o qualche cosa di simile, adesso mi sfugge la data, che è intitolata L'Ufficio del Letterato. Lei, che è disperata per alcune vicende che gli sono accadute, ma trova conforto nel riprendere l'insegnamento e vivere di nuovo in mezzo ai suoi studenti, però non si aspetta, questo accade nei primi anni Ottanta, cioè nel momento, negli anni di piombo, con tutto quello che comportarono, di tensione, specie nelle università. Allora, mentre sale le scale della
statale di Milano per andare là nell'aula dove si svolge la lezione, vede che c'è un folto gruppo di studenti che salgono con lei le scale per andare alla lezione. E infatti c'ha una trentina, quarantina di studenti che assistono a questa cosa. Cosa di cui lei si stupisce, perché dice, ma è strano. Io ho scelto questo tema perché mi sta a cuore, ma non immaginavo che ci fossero 40 giovani che vengono ad ascoltare che cosa era l'ufficio del letterato secondo il Foscolo. Allora, quando sale in cattedra, prima di cominciare la lezione, dice, vedo che siete in parecchi e vorrei capire che cosa è che vi porta qui. Qual è l'interesse che avete? Perché siete qui? E guarda questa piccola platea di studenti e una signorina, una ragazza, alza il dito per rispondere e lei dice di, anzi dica, perché con un sano lei. E questa dice, io credo che siamo qui perché, avendo letto la prolusione del Foscolo, credo di aver capito che il problema è quello del rapporto tra la forma e il contenuto, e che il contenuto è sempre il caos e la forma è l'ordinatrice del caos. E naturalmente da quella forma che contiene questa materia emotiva, istintiva, passionale del caos, da questo stampo che la forma gli mette e lo ordina, nascono e nasceranno altri disordini e altri caos, e quindi sarà un continuo rinvio tra forma contenuto, intesa come caos ordinato ma non soffocato, ma non soppresso. Allora l'insegnante dice, va bene, sono contenta. E comincia citando uno dei primi versi dei Sepolcri, che dice, come ricorderete, vero e ben Pindemonte, anche la speme, e qui su questi puntini di sospensione il libro si chiude, perché lei era disperata, e però traeva sollievo nel capire, nel sapere che i suoi studenti avevano capito che la forma non sopprime il caos. Per fortuna, ma il caos non può fare a meno della forma. E certo non ho venduto quanto Vespa, però. Grazie mille. Certo, se vogliono. Fa la prima domanda. Lei ha parlato dei problemi che c'hanno i giornalisti che vanno a fare gli scrittori. Cosa ne pensa del problema che ci sono i giornalisti che fanno gli scrittori sui giornali? Cioè che scrivono dei articoli molto belli, cose del genere, però sopprimono o non trattano molto le notizie. Insomma, non si concentrano sulle notizie come un giornalista dovrebbe fare. E questo purtroppo è un problema che diventa sempre più frequente sui giornali. Sono subito da lei, stavo cercando una penna, ma forse è inutile, tanto finché le domande sono così precise, grazie. Posso rispondere subito senza raggrupparle.
Dunque, questa cosa che lei dice è una particolarità della stampa italiana e in qualche modo è una delle responsabilità che noi di Repubblica abbiamo avuto, perché prima questo tipo di articoli di solito non veniva sui giornali. Sui giornali la pagina culturale non c'era, c'era la cosiddetta terza pagina, in cui c'erano degli articoli di viaggio dei grandi inviati dell'epoca, belli, di solito molto belli, e o il cosiddetto Elzeviro, cioè la prosa d'arte, l'arte per l'arte, Elzeviro, una chiacchiera. Viceversa, questo giornalismo un po' intellettualizzato ha introdotto gli scrittori nel giornalismo. Lei ha ragione. Anche lì è un problema di proporzioni, di dosaggi. E questi scrittori scrivono di lungo, di solito. Citati scrive di lungo. Arbasino scrive di lungo. Dico quelli che scrivono su Repubblica, ma anche quelli che scrivono su altri giornali, in certi casi vanno di lungo. Questo fa parte della funzione di crescita. Quei giornalisti, scrittori, non avrebbero la possibilità di entrare in contatto con un pubblico vasto, se non attraverso i giornali, o attraverso iniziative promozionali dei giornali. Noi abbiamo preso quella della nostra biblioteca di Repubblica, poi anche il Corriere l'ha presa. Noi abbiamo collocato dopo un anno 20 milioni di libri nelle case italiane, il Corriere ne ha collocati 10 o 12, sono 30-32 milioni di libri in un anno che sono entrati nelle case degli italiani. E questo avviene anche sulle pagine del giornale. Naturalmente a volte c'è un difetto, a volte l'articolo è inutilmente lungo, a volte il tema, e quindi il lettore lo salta spesso. Non è che il lettore legge l'intero giornale. Noi abbiamo un sondaggio d'opinione ogni mattina sulla lettura degli articoli, fatto con interviste telefoniche ad un campione, un sondaggio molto veloce, quindi non necessariamente preciso, però dà l'idea. Beh, ci sono alcuni di questi articoli che sono molto letti, altre volte invece vengono saltati. Ma deve anche pensare che un giornale acquista prestigio anche dalla presenza di alcune firme, ancorché poco lette, ma ci sono. E cosa significano queste firme? Queste firme sono un certificato di garanzia. Io ricordo quando Citati lasciò il Corriere della Sera per venire a Repubblica, quando Italo Calvino lasciò il Corriere della Sera per Repubblica. E il motivo per cui lasciarono quando noi eravamo molto ancora sotto al Corriere, di molto, era perché il Corriere attraversava quella crisi di integrità morale, diciamo. Per cui loro dissero: noi su un giornale che ha a che fare con una P2 non stiamo. E vennero da noi. Quindi a volte la firma è anche un certificato di autenticità del prodotto, perché queste sono persone molto suscettibili a queste cose, per fortuna, molto attente. Il berlusconismo imperante fa sì che noi riceviamo da giornalisti del giornale, per esempio,
giovani che stanno lì perché vogliono fare il loro mestiere, non hanno trovato altro sbocco. Riceviamo molto frequenti messaggi di dire: ma tirateci fuori da qui. E qualcuno l'abbiamo potuto anche fare. Ma poi abbiamo un organico che è quello che è, quindi non è che possiamo fare opere di salvataggio. Ecco. Una domanda più in fondo, per piacere. Buonasera. Buonasera. Io vorrei chiederle un suo giudizio sull'idea che io mi sono fatto leggendo più e più volte il suo libro Alla ricerca della morale perduta. Ho l'impressione che sia dal linguaggio, sia dalle cose che vengono dette, ci sia una sua personale sfiducia in quella che è la capacità dell'uomo di recuperare questa morale perduta, visto che anche lei ha la ricerca della morale perduta. C'è una qualche connessione tra la dialettica, forma e caos, e alla fine poi alla speranza, quella con i tre puntini con cui finisce il suo ultimo libro? Dunque, lei cita forse il libro che mi è più caro di quei pochi che ho scritto. Lì si viene svolta una tesi che poi è stata lungamente dibattuta anche. E la tesi è che ci si domanda che cosa è la morale. Lei sa che esistono molte teorie su che cosa sia la morale. Tutti quelli che credono in verità rivelate, la morale fa parte dei precetti che la rivelazione contiene. Ecco. Mosè, tanto per dirne una, avvolto dai nembi di fuoco, scende dal monte e ha le tavole della legge. Ma adesso, a parte questo aspetto iconografico del problema, la morale scende dalla divinità che dice qual è il comportamento. Quelli che non hanno questa illuminazione pensano che la morale sia un fatto autonomo della coscienza individuale. E più o meno con varie sfumature, questa è la moralità laica, diciamo. Ma perché nasce l'imperativo del dovere, perché poi questa è la morale? Allora, lì, ripeto, ci sono varie tesi filosofiche e anche psicologiche, anche di ricerca addirittura biologica. Una delle tesi, quella più diffusa, che viene poi da Schopenhauer, è la compassione. Passione, patire insieme con, ed esprime un qualche cosa che evoca questa compassione. Esiste l'egoismo. Allora, si tratta di rendere in qualche modo compatibile, attraverso stimoli di vario genere, queste due istanze
contraddittorie. Allora, la tesi che io mi sono permesso di esprimere e di elaborare, dico permesso perché avendo alle spalle nomi di questa rilevanza, la tesi che io ho sostenuto in quel libro è che la nostra specie è animata da due istinti fondamentali che si richiamano entrambi alla sopravvivenza, all'istinto della sopravvivenza. Questo istinto della sopravvivenza è presente in tutte le specie viventi, animali e vegetali. Sotto rocce, eccetera, inclinando da prendere il sole comunque, perché quella è la sua sopravvivenza, o di spingere le radici verso la terra umida, perché quella è la sua sopravvivenza, quindi deforma il suo modo di crescere per carpire tutte le possibilità della sopravvivenza. E così nelle specie animali, alle quali noi apparteniamo. La nostra specie. L'istinto di sopravvivenza dell'individuo fa tutt'uno con la sopravvivenza della specie. Perché è un istinto ripetitivo e quindi ormai coatto, il quale tende a far sopravvivere l'individuo senza trasgressività. Loro si accapigliano tra di loro nella stessa specie. Quando si tratta di disputarsi il cibo, se il cibo è scarso, o la femmina. Per il resto, questo fa parte del loro istinto di sopravvivenza. Ma non sono trasgressivi, cioè non operano mai contro la specie a cui appartengono. Viceversa, l'uomo è animato da trasgressività. Perché? Perché sa di dover morire, cosa che l'animale non sa. L'animale può sentire un segnale che lo preoccupa, ma non sa che cosa sia la morte. Vede gli altri animali morti, ma non riferisce. Non dice io, non pensa io. L'uomo pensa io e sa che c'è un momento in cui nasce, un momento in cui invecchia. L'uomo si guarda nello specchio, se tu metti un animale davanti, anche un animale superiore, un mammifero superiore davanti a uno specchio, non vede. Perché non vede? Perché per vedere deve contemporaneamente, gli devono arrivare altri stimoli, l'odore, delle onde che un corpo emana davanti allo specchio non gli arrivano, quindi non vede niente. L'uomo non è così, naturalmente. Allora, siccome sa di dover morire, esorcizza la morte in vari modi e ciascuno secondo la sua fantasia. C'è quello che per esorcizzare brucia il tempio di Efeso. C'è quello che strana amore che esorcizza in un altro modo. Lo scrittore esorcizza scrivendo. E così via.
ciascuno ha un modo di esorcizzare. Questi esorcismi spesso sono trasgressivi rispetto alla specie. Spesso sono trasgressivi. Allora, noi l'istinto di sopravvivenza nell'uomo si è biforcato. Da un lato è la sopravvivenza dell'individuo, dall'altro è la sopravvivenza della specie. E sono ugualmente forti. E quando non sono ugualmente forti ci sono dei forti squilibri. Questa, come si può dire, convivenza di due istinti primari fa sì che non è compassione, è che tu senti che appartieni a quella specie, ti commuovi su quella specie, perché sei tu stesso. Sei tu stesso nel momento in cui pensi al bene comune. E non solo al bene tuo. Quindi, secondo me, la morale è un istinto. E in questo libro, che mi fa molto piacere che lei abbia citato, io esamino tre tipi, brevemente, di morti illustri. La morte di Voltaire, la morte di Talleyrand e la morte di Pascal. E alla fine dico che, benché laico, tra queste tre morti, quella che secondo me è più esaltante, alla luce di questa tesi, è la morte di Pascal. Perché la morte di Voltaire e quella di Talleyrand sono due tipi di morte che si preoccupano della propria immagine, quindi ancora una volta dell'istinto di sopravvivenza dell'io, perché la cosa che più li terrorizza a due laici incalliti, specialmente Talleyrand, poi non ne parliamo, che non vogliono andare nella fossa comune. Voltaire fa una battaglia che dura due mesi mentre sta già agonizzando perché non vuole andare nella fossa comune, perché la sua immagine verrebbe deturpata da questo. E quindi negozia con il parroco di Saint-Sulpice, mandato dall'arcivescovo di Parigi, una ritrattazione che poi fa in forme però tali che non soddisfano l'arcivescovo. Per cui poi lui muore senza che la Chiesa abbia accettato la ritrattazione e, per fortuna, siccome ha un nipote parroco in una chiesa fuori Parigi, molto fuori Parigi, viene trasportato di notte, perché a quell'epoca i cimiteri erano campo santo, quindi Se la Chiesa non ti diceva puoi seppellire, non seppellivi, buttavi nella fossa comune. Invece viene ospitato da questo nipote parroco che lo mette la bara in un corridoio della Chiesa, senza interrarla, in sagrestia, ma insomma così. E lì viene fortunosamente ritrovata nel 1791 e arriva al Panteon a Parigi. Pascal, viceversa, pretende di morire all'ospizio dei poveri, perché dice soltanto annullando completamente il mio io, nella comunione coi poveri io trovo la quiete. Questo è il perché, alla luce di quella tesi, io dico. Poi hanno detto subito, naturalmente, perché i giornali e i giornalisti sono fatti purtroppo anche così, che io mi stavo avviando verso la conversione, cosa che può sempre accadere, è accaduto anche a Gianni Agnelli, quindi, ma non,
allo Stato non è. Anzi, quella era una tesi assolutamente laica, perché dava dell'etica un contenuto biologico. Mi sono dilungato un po' troppo. Lei ci ha parlato degli inizi con il mondo. Io volevo sapere se pensa che nel contesto odierno, con da una parte l'informazione o parte dell'informazione che scivola sempre più verso l'intrattenimento e dall'altra gli accademici che spesso sono ritirati nelle università, ci sia spazio per una generazione di intellettuali nel giornalismo e quindi una maggiore comunicazione tra questi due ambiti culturali che mi sembra forse comunicano troppo poco? Sì, certamente c'è spazio. Ho saputo che avete avuto qui un dibattito, uno scambio di opinioni con Flores d'Arcais. Ecco, allora, Micromega è un esempio di una rivista, che non è propriamente un giornale, ma che vende quanto un piccolo giornale. Micromega vende 40.000 copie normalmente, con punte di 100.000 e oltre quando tocca certi argomenti, ed è quel malloppo che più o meno avete in mente. Quindi certamente c'è spazio. Naturalmente noi viviamo in una società di comunicazione di massa nella quale la seduzione delle grandi cifre predomina. Però lo spazio c'è, qualcuno lo occupa. Era questa la domanda. Io volevo chiedere una cosa. Se ha un'opinione su queste forme di giornalismo televisivo fatto per immagini, a volte un po' superficiale, che si vede adesso e che ha tanto seguito tra la gente. Beh, questo è certamente un portato delle tecnologie che mette un po' in fuga la parola. E secondo me la fuga della parola non è un dato positivo. Però, insomma, il vocabolario della televisione è un vocabolario estremamente ridotto perché è semplificato, ma anche il vocabolario della comunicazione online è molto ridotto. E il prevalere sempre maggiore della cosiddetta lingua franca, cioè dell'inglese come lingua di comunicazione mondiale, che da un lato è una cosa necessaria, utilissima, perché una delle ragioni per cui l'Europa stenta a sorgere come soggetto politico è la difficoltà del linguaggio. Non c'è un linguaggio comune. Però non c'è dubbio che anche la lingua franca, la lingua di comunicazione, diciamo, planetaria, riduce enormemente il vocabolario, per forza. E quindi tutto questo, ecco il rapporto tra linguaggio e pensiero, atrofizza in qualche modo il pensiero. Perché quando noi pensiamo, se voi fate caso e riflettete, vi soffermate un momento, nel momento in cui ciascuno di noi, quindi ciascuno di voi, pensa, non può pensare il nulla. Il nulla non è pensabile. Allora pensa attraverso immagini e attraverso parole. Se pensa attraverso immagini, pensa attraverso le immagini che si sono depositate attraverso le sensazioni nella sua
nei ricettacoli, che non so bene quali siano, in quella parte del cervello dove si conserva la memoria. Da lì attinge delle immagini e poi associa, fa associazione di idee, e dalle associazioni di idee possono nascere altre immagini, eccetera. Tutto questo però bandisce e disabitua al pensiero astratto. I concetti lei non può pensarli con immagini, neanche i numeri può pensarli con immagini. Li pensa attraverso simboli grafici e parole, anche se non le pronuncia, le pensa. E ogni parola ha una forza semantica evocativa per cui nascono ulteriori parole e ulteriori associazioni di idee e immagini producono parole e parole producono immagini. Se cade uno di questi elementi, l'altro resta più povero, inevitabilmente. Per cui i film e le fiction televisive saranno sempre quelle di gran pugni, gran risse, grandi sparatorie, grandi crolli, o grande sesso. Questo grande sesso, se voi vedete i film che ogni tanto vengono ammanniti, a parte quelli a luci rosse, che non si vedono per fortuna molto, poi sono di una noia mortale, ma le scene erotiche dei film sono di solito delle scene di baci e poi anche una ginnastica ritmica che non è particolarmente esaltante. Le scene dei baci, da qualche tempo, io non so se avete fatto caso, ma è molto evidente, sembra che l'uno mangi la bocca dell'altro. Hanno questa strana cosa che io ormai tocco quasi gli 80, quindi il bacio mi riesce più difficile, ma voglio dire, nei tempi in cui anch'io avevo di queste attrazioni, ecco, non ricordo che ci baciassimo masticando la bocca dell'altro. Mi è completamente estraneo questo. Per dire che l'immagine, sempre più impoverita da contenuti, deve in qualche modo sottolineare l'immagine stessa. Forse ricorderete che quando si passò nel cinema dal muto al sonoro, ci fu una gravissima crisi tra gli attori. Perché gli attori abituati al muto non si ritrovavano col sonoro, e il muto era in gran parte sottolineava la gestualità, e quindi le nostre Francesche Bertini o le loro Mae West, eccetera, facevano delle scene, i nostri Rodolfo Valentino, insomma quelli di quell'epoca lì, facevano scene molto sottolineate. Quando c'era un dolore, quello faceva così. Oppure si attaccava le tende, e poi le tende venivano giù. Sottolineavano il gesto, perché non si potevano esprimere. Tutto questo, quando arriva la parola, diventa grottesco. Mi fa pensare a questi che baciando masticano, perché non hanno più, non si vede più qual è la sfumatura di quel... di quell'amore, di quel rapporto amoroso che è diverso da quell'altro. Noi abbiamo detto, credo giustamente, che Sordi è un grande attore. Ecco, allora vediamo il Sordi del film in cui lui sta in Australia e gli arriva una sposa che poi è una prostituta, eccetera. Lui interpreta un personaggio in cui gli occhi di Sordi, quando fa così, li sbatte in un certo modo, quasi nell'ebetudine ma anche nella,
nella dedizione, nell'adorazione di questa donna. Ecco. Lì si esprime un rapporto amoroso che non è la masticazione linguale. Ecco. Dico questo per dire che l'assenza della parola non è un dramma, ma è sicuramente un impoverimento. Sì, 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 certo, certamente. Solo che ormai siamo abituati all'immagine, quindi non sempre ci basta, i giovani poi non gli basta per niente. Io vorrei chiederle come si esplicita nella prassi quotidiana il concetto di linea editoriale, no? Specie per quanto attiene poi alla sfera politica, se sia così importante per un quotidiano avere una linea editoriale monolitica o se sono tollerate le correnti, per così dire, e in questo caso di quale corrente, per esempio, faceva parte Forattini? Lei avrà letto probabilmente un articolo del nostro Vittorio Zucconi, di oggi o di ieri, non mi ricordo, in cui spiega il gioco delle correnti all'interno delle redazioni di alcuni grandi giornali americani, Washington Post e New York Times. Beh, un giornale monolitico è un giornale fallito, poi non esiste, non esiste. Un giornale ha un ventaglio di opinioni. Un ventaglio significa che le opinioni sono aperte a vari contributi. Parlo di ventaglio perché il ventaglio, le stecche del ventaglio e l'apertura del ventaglio stanno in una mano di quello che si sventola. Se non ci fosse la congiunzione delle stecche tra tre dita, non sarebbe un ventaglio. Allora, un giornale è un ventaglio. È un ventaglio nel quale ciascuno contribuisce con la propria capacità, la propria esperienza, la propria sensibilità e il proprio punto di sguardo. Il proprio punto di sguardo. Non dico di vista, dico proprio di sguardo, perché, come saprete, c'è una lunga polemica sulla obiettività dell'informazione. L'obiettività dell'informazione è uno dei punti dirimenti tra i faziosi e invece gli obiettivi, quelli che i fatti separati dai giudizi, eccetera. Allora, io personalmente non credo all'obiettività. Non credo all'obiettività, come non credo su sfere più alte, alla verità assoluta. E spiegherò il perché non credo all'obiettività con un raccontino. Mi capitò alcuni anni fa di andare all'Università di Palermo per una chiacchierata più o meno di questo tipo. Allora, nella platea, che era tutta di studenti, predominava un'ala molto di destra. E quindi quest'ala molto di destra mi disse che il giornalismo che io avevo in qualche modo prodotto, eccetera, era un giornalismo fazioso. E poi mi disse: lei non crede all'obiettività? E io dissi: guardi, questa è una risposta complicata, quindi facciamo una cosa. Siccome c'erano le persone sedute, i ragazzi seduti, eccetera, io avevo davanti a me una ragazza e un ragazzo.
Allora dissi alla ragazza: facciamo un piccolo esperimento, lei guardi verso di me e questo giovanotto guarda lei. Allora. E poi dissi al ragazzo: mi vuole descrivere il naso della signorina che lei ha visto di profilo? Questo prima non capiva bene che cosa io volessi, ma poi disse: no, lei mi dica com'è fatto il naso che lei ha visto. Beh, dice, è un bel naso, ma non lo metto in dubbio, lei descriva com'è fatto. Dice, è un po' aquilino. Ecco. Io, che la guardo di fronte, vedo che ha un naso perfettamente, per me vista da qui, ha il naso greco, ha un naso perfettamente dritto. Dipende dal punto da cui lei guarda. Se Narciso fosse stato gobbo, e non è detto che non lo fosse, non lo sapeva perché si specchiava nello specchio di faccia, la gobba non la vedeva. È chiaro? Allora, in che consiste l'obiettività? Nel dire ai propri lettori, o nel farglielo capire, perché non è che ogni volta gli si può dire, ma loro poi alla fine lo capiscono. Sappiate che io vi guardo, guardo la realtà da questo punto di vista. Ve lo dico. Normalmente i giornali sono molto ipocriti, perché non dicono questo. Dicono di essere obiettivi e non possono esserlo, se è vero che non dicono da quale punto guardano. 24 ore è un giornale obiettivo, perché è di proprietà della Confindustria e guarda le cose dal punto di vista dell'impresa. Chi lo legge lo sa e dice molte cose giuste, ma sappiamo che le guarda dal punto di vista dell'imprenditore. Repubblica si sa che guarda le cose da un certo punto di vista. Anche il Tirreno si sa da che punto di vista. E poi il lettore fa la sua tara o compra altri giornali e vede altri punti di vista e si forma il proprio punto di vista. Il guaio è quando si presentano mascherati, che è la maggior parte di tutti gli i quali, la cui maschera è di dire: io sono obiettivo. No, sei obiettivo. Tu guardi le cose dal tuo punto di vista. Naturalmente, detto questo, nella ricerca dei fatti, bisogna mettere un enorme scrupolo di accertamento della verità, sapendo che possibilmente uno deve guardare contemporaneamente di faccia, di profilo e da dietro. E dove vede, deve scrivere. Quando anche andasse in quel posto, ai più cari amici, ai più vicini interessi e alle proprie convinzioni. Lo deve scrivere questo. E questo è l'esercizio di raccordo tra il fare il giro a tutto tondo della situazione e poi conservare e scrivere anche il proprio punto di vista. Ecco. C'è un'altra domanda? Una domanda da lui? Sì. No, non per me, io si immagini, ma Io avevo una domanda, ma la faccio dopo perché adesso volevo intervenire rispetto a quello che aveva detto adesso. Cioè, che mi chiedevo se è vero questo discorso che è meglio, no, dichiarare la propria maschera.
e perché non esiste un'obiettività assoluta. Però non è vero anche che uno può comunque dichiarare una propria maschera, e comunque è vero anche che esiste una differenza tra dichiarare la propria maschera e presentare i fatti da un punto di vista, però appunto distinguendo in un certo, come dire, una certa fascia di oscillazione tra il fatto e l'opinione. E è possibile fare questo appunto dichiarando qual è il proprio punto di vista, però esiste anche la possibilità di piegare il fatto al proprio punto di vista. Cioè, aspetta, mi sono spiegato molto male. No, ho capito bene. Che esiste la esiste, come dire, anche un'obiettività della maschera, non so come dire, esiste poi una faziosità, cioè, voglio dire, esiste, leggendo i giornali ci si accorge che ci sono certi giornali che, pur dichiarando la propria maschera, e quindi non essendo ipocriti, comunque sono faziosi. Faziosi nel senso che, proprio anche dai titoli, distorgono il fatto. Cioè, adesso non voglio fare nomi, però, insomma, capita di leggere, quando uno legge il giornale, insomma, poi lì si vede proprio, anche vedendo, proprio, lì si può proprio vedere, comparando, non so, il giornale, la Repubblica, il Corriere della Sera, o l'Unità anche, si vede che perlomeno la Repubblica e il Corriere, in un certo qual senso, tendono a non distorgere troppo nel titolo il fatto. Magari il giornale, soprattutto, e anche comunque l'Unità, delle volte, tende un po' a piegare il fatto al proprio punto di vista. Cioè, credo che esista una banda di oscillazione, comunque, in cui si può dire che esiste, come dire, un'obiettività relativa al proprio punto di vista, non so come dire. E la domanda era una domanda, come dire, anche un po' affettiva, che credo che chiunque conosca Italo Calvino sa che Italo Calvino, non so se era proprio suo compagno di banco, comunque viene dalla sua stessa città, eravate amici d'infanzia, e poi è uscito, 2 anni fa è uscito un libro, che è forse più di 2 anni fa, per la Mondadori, i Meridiani, è uscito un libro in cui c'è tutto l'epistolario di Calvino, e spesso si trovano anche delle lettere a lei, così. Allora volevo sapere quanto la vostra formazione intellettuale ha avuto in comune, quanto vi siete stimolati a vicenda, e anche quanto, rispetto a quel discorso del giornalista scrittore, anche la vicinanza con Calvino ha avuto influenza, o reciprocamente influenza, insomma. Basta. È l'ultima, e quindi se mi dilungo appena un po' di più mi consentirete. Sulla prima cosa lei ha perfettamente ragione, e credevo di aver detto che, fatta la parte che bisogna fare al punto di vista e di sguardo da cui ciascuno di noi vede la realtà, il giornalista per sua professione deve cercare di guardare la cosa da vari punti di vista, dopodiché esprime anche il suo. Però non illudiamoci che guardare la cosa dai vari punti di vista sia sufficiente a stemperare la parzialità della rappresentazione. Se voi vedete i dipinti dei grandi paesaggisti, dei grandi vedutisti, anzi dico meglio, dei grandi vedutisti, vi rendete conto dell'importanza enorme del punto di vista. Vi rendete conto che, per esempio, i quadri su Dresda e sulla medesima fortezza o castello di Dresda, fatti dal Bellotto, cambiano completamente a seconda che lui vede quella costruzione, quel paesaggio circostante, dall'alto della collina che sta di fronte, da cui lui guarda e dipinge, o da mezza collina, o dal piede della collina, e se lo vede mentre il sole sorge, o mentre il sole è a mezzogiorno, o mentre il sole tramonta. Parlo dei vedutisti, i quali cercano di ritrarre la veduta con la maggiore fedeltà alla realtà. Se io racconto
lo svolgimento del corteo, di un corteo. E io, buon cronista, educato al fatto che bisogna dare la oggettività dei fatti, seguo questo corteo, che sia di destra, che sia di sinistra, se sono incaricato di seguirlo, lo seguo, è il mio compito. Do gli slogan, dico più o meno quanta gente c'è e poi racconto cosa dicono gli oratori, insomma faccio la cronaca di questo corteo. Beh, quest'uomo, questo cronista, non è un registratore, è un uomo. Se aderisce a quel corteo con la sua passionalità, inevitabilmente l'aggettivazione fa scorgere un senso di commozione perfino in certi casi. Naturalmente è compito di chi gli corregge il pezzo di asciugare questa prosa, che tuttavia in qualche modo, per come è scritta, fornisce una testimonianza. Se va in una manifestazione che è ostile al suo modo di pensare, con la migliore buona volontà non riesce a identificarsi nella manifestazione. Questo è un problema grosso per chi fa i giornali, perché continuamente ti trovi alle prese con un cronista il quale palpita in un modo o in un altro, e però ti dice i fatti come sono avvenuti, non è che te li nasconde, ti dice. Ma tu senti dentro che li dice in un certo modo, per cui o gli smonti l'articolo o passi lanza. Puoi anche passare lanza, fai a meno della redazione. Vedi che D'Alema a un certo punto fece una polemica coi giornali, per cui io per 6 mesi non gli pubblicai più interviste. Perché disse che la televisione era più oggettiva, perché trasmetteva, tu vedevi lui che rispondeva alle domande, mentre il giornale, c'era di mezzo il tramite, c'era il giornalista. Poi adesso si è ricreduto, ha detto no, la televisione è peggio. È peggio perché? Perché fa un montaggio la televisione. Vespa, in questo bisogna fargli tanto di cappello, è un maestro. Perché quando toglie la parola, a un certo punto dice adesso è pubblicità, quando vede che la cosa si infosca, taglia. Quando parla quello che lui vuol far parlare, non lo interrompe. Quell'altro viene interrotto continuamente. Arriva la ragazza coscia lunga e c'è un momento di disattenzione e poi lui passa la parola a un altro, ma tutte queste cose le fa con grande professionalità. Allora l'antidoto ai pericoli, ai rischi di questa cosa si chiama professionalità, cioè noi dobbiamo avere dei professionisti i quali sanno come si maneggia la parola. Questo richiede un lungo studio, richiede una acculturazione particolare. Io non so quelli che hanno attentamente letto e studiato il Manzoni come lingua, ma sono studi che meriterebbero di essere approfonditi, immagino che nelle facoltà di questo genere lo siano, anzi ne sono certo. Quando andate al dialogo tra Fra Cristoforo
che Don Rodrigo Fra Cristoforo va al castello, assiste al pranzo con gli amici nobilotti, eccetera, e poi dopo Don Rodrigo dice: allora noi dobbiamo parlare. Lui aveva chiesto udienza e vanno nel salotto, non so com'è andato. E Don Rodrigo gli dice: in che posso servirvi? E il padre comincia: c'è qui una ragazza che si vuole sposare, tutta quella storia lì. Fino a quando il colloquio è civile, diciamo, che non trascende, Don Rodrigo dà del voi al frate, il frate dà del lei al nobile, perché il frate, certo, è un uomo di chiesa, un uomo di religione, però quello è un semplice frate, non è il padre provinciale da potenza a potenza, quello è un frate. E lui gli dà del lei, che in una lingua spagnolesca come quella che il Manzoni vuole rendere, perché si svolge in quel periodo della storia lombarda, si dà del lei, cioè ci si tiene a distanza, come segno di ossequio. Sua maestà pensa forse, ecco, si fa questo giro così, non si dice: maestà, lei che pensa? No. Quando vengono alle brutte perché si arrabbiano, il frate scende da lei al voi e gli dice: e ricordatevi, Don Rodrigo, che verrà un giorno in cui... E lui dal voi scende al tu e dice: escimi di tra i piedi, frate cialtrone, lo scaccia. Ringrazia il saio che ti copre queste spalle da mascalzone. Allora, questo gioco di tempi verbali è una cosa che si ripercuote su tutto il linguaggio. Quindi il professionista deve conoscere la lingua italiana, se no è inutile cercare l'obiettività o la faziosità. È come quell'affare che dicevamo prima del bacio masticato. Allora si usa dire: tu sei un cialtrone, cosa che un professionista non scrive sui giornali in questo modo. Italo Calvino, se lei vuole più sinteticamente, anzi no, più diffusamente, una risposta alla domanda che mi ha fatto, forse dovrebbe leggere un capitolo di un mio libro in cui io racconto il sodalizio tra Calvino e me. E lo racconto in un libro che si chiama La sera andavamo in via Veneto. Noi passammo 3 anni, sì, nello stesso banco 2 anni, perché nel primo non ci conoscevamo ancora e ognuno vagava su vari banchi della prima liceo. Nella seconda e nella terza stavamo nello stesso banco. E poi continuammo a vederci per tutto il periodo che arriva fino all'8 settembre, quando facevamo già l'università. Io a Roma, lui a Torino, quindi ci scrivevamo molto. Infatti ci sono tantissime lettere. Poi ci fu il taglio dell'Italia in due e poi riprendemmo a vederci e a scriverci fino al 46. Dopodiché le strade si allontanarono. Naturalmente io leggevo i libri di Italo e lui leggeva l'Espresso, poi Repubblica, eccetera. E quando noi facemmo Repubblica, io gli scrissi o gli telefonai e gli dissi: io so bene che non ti posso chiedere di venire a Repubblica,
però sarebbe una gioia della vita per me lavorare di nuovo con te. E lui mi disse, ma verrà il momento. Questo avveniva nel 76, lui venne nell'82 e restò con noi fino alla morte e scrisse articoli fantastici, proprio fantastici. Io mi ricordo che nel 96, proprio gli ultimi mesi in cui dirigevo ancora il giornale, pubblicai un articolo di Italo che era uscito su Repubblica nell'83 e soltanto alla fine, in calce all'articolo, scrissi: quest'articolo è uscito il giorno tale dell'anno tale su Repubblica. Perché era di un'attualità, era un articolo sulla corruzione, sconvolgente, nel 96, 13 anni dopo. Sconvolgente. Lei mi ha domandato se ci siamo formati e con quali scambi. Beh, sì, noi ci siamo formati perché siamo stati inseparabili amici tra i nostri 14 e i nostri 20 anni, quindi 6 anni di fondo. Io ho scritto in questo capitolo dedicato a questo sodalizio che è il momento in cui Atena visita la mente dei giovani, la dea della ragione, la dea della civis, la dea non della sapienza, della ragione, dell'intelligenza. E questo momento viene per tutti, a vari livelli viene per tutti, di qualunque estrazione e collocazione sociale. E io ebbi la fortuna di vivere questo momento di 5-6 anni con Calvino. Non posso dire se lui ebbe la fortuna di viverlo con me, perché non c'è più. Spero di sì. Grazie mille a tutti.